partiamo da questa immagine memorabile. La foto di giornata, ci siamo svegliati così. Il Papa è lui, no? Perché grave errore del Papa che sceglie lo stesso colore del vestito di Giorgia Meloni, per questo lo dico. Perché oggettivamente si sono vestiti uguali. Ma lei che ne sa che lui ci va in bianco? Cioè, per dire. Ma infatti, cioè, come Papa una chiamata prima. Ci siamo d'accordo. Che esatto. Ti metti oggi, quello bianco o quello bianco? Vabbè. No, per dire, però in effetti ne hanno parlato. Momento di ilarità tra Papa Francesco e la Premier Meloni, vestita di bianco e giacca longhette. Longhetta sarebbe... Guarda l'eleganza. Longhetta, si capisce? Al convegno sulla natalità. Oggi, ha detto il pontefice, ci siamo vestiti uguali. All'eleganza, oggi. Esatto. Lui sprizza gioia da tutti i pori. In effetti è difficile vedere... Tra l'altro su questa cosa... Grandimento, proprio così, Dico, tra l'altro, su questa cosa dell'abbigliamento ho letto anche delle polemiche che non ci si veste di bianco al cospetto del Papa. Solo in non ci si va mai in bianco dal Papa. Esatto, perché tu ti sei vestita di bianco? Poi, no, io non so, pare che non si faccia. Lei no, non si fa assolutamente. Non è stata avvertita di questo. No. E quindi scomunica, grave. Io ho lavorato grave. Molto nel Vaticano da... Qual è la penitenza? Ci sarà una... No. Non comunque so. Non ho mai visto nessun capo di stato o qualcuno first lady vestito o quelli come che il va... Papa no, bianco mai. A Meloni in questo momento si sente un po', cioè, sai, quando i sondaggi, cioè, sai quel sì. Delirio d'onnipotenza, mi vesto come il Papa tra monarchia e papato, sì. Meno male che non è andata da Re Carlo, perché prego, scusa, no, per dire. Vabbè. Eravamo rimasti allo sguardo corrucciato, ma in effetti non so se lui ce l'abbia con tutti, ma proprio qua Meloni sta sempre così. Questo è gennaio 2023, uguale. Allora, cosa accade? Diego, non c'è bisogno che tu legga il tweet. Ti ringrazio. Perché ultimamente la Meloni c'ha una struttura produttiva di video, ma veramente avanzatissima. E ricordate quel video che ha fatto tutto all'indietro, dentro Palazzo Chigi? E ha prodotto un video che racconta l'incontro appunto lì col Papa, va solo visto, è bellissimo. Allora questo è vero, qua non c'è... No, no, questo è come è stato messo dall'account... E ridono, non allora... è bello, no? Allora questo è il video ufficiale, quello della Meloni, la Meloni il video comincia così, con il Papa, con questo è il Papa. Quello è clickbait, tu vedi il Papa e clicchi. E no? Clicchi, dici, ah, ok, e va avanti così. La storia del popolo italiano è una storia fatta di grandi imprese, di creatività, di risultati che hanno impressionato il mondo, e quella è l'Italia che noi vogliamo incoraggiare. Vogliamo restituire agli italiani una nazione nella quale essere padri non sia fuori moda, essere madri non... Questo ragazzino portato con un sacco di patate... No! Torna a casa, via, quante volte ti ho detto che non devi dar fastidio, no? Era così. Più rapito che finora. Esatto, esatto. Sì. Via, via, abbiamo preso. Stanno a portare da un picnic. Sì, secondo me questa immagine, lo dico per i creativi della Meloni, non è proprio la migliore per tutto il database che c'era di genitori che vanno via con bambino felici. Ecco, secondo me questa non... Ok, andiamo avanti, scusate. Non sia una scelta privata, ma un valore socialmente riconosciuto. Una nazione nella quale fare un figlio è una cosa bellissima, che non ti toglie niente, che non ti impedisce di fare niente e che ti dà tantissimo. Da noi vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che qualsiasi siano le legittime, libere scelte e inclinazioni di ciascuno, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco, che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato e magari restituire se poi il prodotto non corrisponde a quello che ti aspettavi. Alla fine si è incazzata. Stava là, papà, potevi far liscia. Non regge, non so. Le immagini sono messe dopo, lo dico, cioè nel senso, quello è il comizio, allora lei fa un comizio col Papa a fianco, in sostanza, quello potrebbe essere un comizio della campagna elettorale, però c'era il Papa vicino, non so anche qua se sia mai stato fatto, se sia una cosa, e c'è il Papa che dice guarda te, io come si vede con tutto il montaggio, esatto. E in effetti pure il Papa fa il suo, diciamo, riassunto, ma non è video, fa un tweet, come ha anticipato Francesca, appunto, dove... La natalità e l'accoglienza ci rivelano quanta felicità c'è nella società, una comunità felice sviluppa naturalmente il desiderio di generare e di accogliere, mentre un infelice si riduce a una somma di individui che difendono a tutti i costi quello che hanno. Lui ci tiene, diciamo, un distinguo.
ribadendo il concetto che abbiamo anche detto una settimana fa, cioè che se accogli un migrante a Lampedusa puoi anche fan figlio a Rovigo, cioè le due cose non si escludono necessariamente. Io rimango sulla produzione filmica della... Sì, scusami. Da Meloni, guarda, perché io non so se mai diventerà premier per elezione diretta, ma il Davide Donatello lo prende, perché... Allora, visita, aspetta, contestualizza. Visita a Praga del 10 maggio. Ok, lei va a Praga. A trovare il premier. Vabbè. Un video normale, però allora, a quel punto già non mi interessa più. Voglio dire, hai spinto con gli acidi subito. Allora, io voglio quel tenore. Poi mi fa specie, cioè mi stupisce tutto l'accanimento, se ricordiamo, sui rave, no? Quando poi vai a fare un video così, che in un rave ci starebbe benissimo. Pensa questi tutti quanti così, dietro tutta la Meloni col premier cieco, così tutto. È una roba bella. Io non lo so che mente registica deve avere, fa una partenza così. Sandro Sentinelli, il mio collaboratore, quando mi ha passato il video ha detto che lui è arrivato qua riavviato, perché pensava gli era andato in palla il computer. Era sicuro che fosse un problema della scheda, mi hanno fregato, glielo porto indietro. Vabbè, giuro, eh. Ecco, dice, mi sono venute le convulsioni, per il resto ottimo video. E qua c'è proprio il disclaimer, quello. E lui ringrazia. E lui ringrazia, dice grazie Giorgio. È stata la reazione generale. E Giorgio, però dice, interpretazione estremamente rigorosa della circolare sulle desinenze maschili, dice, il presidente Giorgio Meloni, il presidente Giorgio, cioè, devo dire, apprezzo anche. Questo video qui, Yolanda Diaz, vicepresidente, vicepremier, governo spagnolo, e ministra del lavoro. Eppure ministra del lavoro. E fa l'intervento parlando del primo maggio. Lei risponde a una deputata di Vox, sì, dialogo sta, insomma, sta... E dice, voi avete un problema col primo maggio. Un problema con il primo maggio. A ustedes lo que les gustaría es suprimirlo y volver a la festividad de San José Obrero. Sobre todo porque su programa de gobierno, el programa oculto, de lo que habla es de restringir el derecho de huelga, la negociación colectiva, privatizar pensiones y volver a los contratos basura. ¿Sabe con quién coincide este programa? Con la señora Meloni, que ha salido el primero de mayo en Italia. ¿Sabe a qué, señoría? A propiciar un decretazo para gobernar contra los trabajadores y trabajadoras como ustedes... in Italia. Capito? Cioè, ha detto. La Meloni un decretazzo contro lo stravagadores, la stravagadores. Dice che lì vogliono proprio abolire il primo di maggio per tornare alla festa di San Giuseppe, che si festeggia il primo di maggio. Vabbè, anche qui l'Italia è un esempio, non è che ci attacca. Dice, sapete a chi somigliate? A Meloni, a quello che ha fatto la Meloni. Tajani. No, ma è pazzesco perché loro parlano della Meloni come noi parliamo di Orban. Cioè, come noi diciamo, voi siete vicini a Orban, loro fanno... Per noi a Meloni siamo abituati. So 30 anni che vediamo a Meloni, adesso stiamo apprezzando quest'ultima fase, diciamo, e la valutiamo per questo, ma ci siamo abituati. Questi no, come Orban, cioè, no? E quindi pure Orban dirà, l'Italia ci attacca, ma è che stiamo a fare dei paragoni, voi ormai ti siete persi. Tajani dice, spiace che il vicepremio spagnolo Yolanda Diaz interferisca nella vita politica italiana dando giudizi inaccettabili sulle scelte del governo. Le difficoltà elettorali del suo partito, eccetera, eccetera, non è questo il modo di collaborare. E uno dice, vabbè, ma quando era Meloni andare direttamente in Spagna a urlare io so il Giorgia, so una mujer, allora andava bene, perché effettivamente... Schlein, taglier rosso e strategia accurata. Sì, al confronto, ma non ci sono immagini. Taglier rosso e strategia accurata, seriamente. In realtà volevano dire strategia rossa e taglier accurato. Paolo Mieli commenta, sulle riforme mi limito a dire solo una cosa, maledetta armocromia, tutti i quotidiani sono pieni di riferimenti a come fosse vestita Elie Schlein. Ci sono stati anche dialoghi con altri. Riforme, dialogo tra Maggi di Più Europa e la ministra Casellati durante l'incontro col premier Meloni, che ha ricordato di aver preso un impegno con gli elettori. Ma quale impegno, avrebbe chiesto Maggi? Ma l'elezione diretta? Ma l'elezione diretta di cosa? Di cosa poi si vedrà? Pare che sia un virgolettato realmente riportato qua da Domani, ascoltato, accaduto. Di cosa poi si vedrà? Francesco Lollobrigida, lui deve diffondere nel mondo il valore dell'agroalimentare italiano. Questo risale all'ultima visita della Meloni, cioè la settimana scorsa in Inghilterra, e c'era anche Lollobrigida che doveva spingere l'agroalimentare con un supporto video. La Meloni è dietro Lollobrigida, ok? Sì. E lui dice, adesso è il momento mio. Io sono particolarmente contento, ovviamente, che la Presidente Giorgia Meloni abbia scelto di svolgere il suo primo incontro bilaterale qui
in Gran Bretagna associandolo alla presentazione del Sistema Italia, e io dico Sistema Italia anche se questo è orientato più sui prodotti italiani nel sistema agroalimentare, perché noi in ogni occasione quando usciamo fuori dai nostri confini tentiamo di raccontare quello che c'è dietro anche i prodotti dell'agroalimentare. C'è un video che voi potete osservare qui, per esempio, che racconta il Giro d'Italia, una manifestazione. Ora tu ti rendi conto il livello di difficoltà? Cioè, a come si fa il parmigiano reggiano, che ne so, boh, non lo so, gli spaghetti alla carbonara. Allora, e adesso qua vediamo il Giro d'Italia. Okay. Allora, cosa dovete osservare? La difficoltà proprio col sudore, la vena sul collo, di collegare il Giro d'Italia alle caciotte, a qualunque cosa. E volendo si fa pure, però non è proprio la cosa più semplice, ok? Ed è un uomo che veramente... A lui gli danno sempre un compito difficile, dice adesso vediamo come... è un esercizio di stile, ok? Che io credo sia un'eccellenza dello sport e che racconta come l'Italia da sud a nord sia un paese da visitare. Ci passano i nostri ciclisti tra i monumenti, tra le montagne, raccontano la biodiversità e... I nostri ciclisti raccontano la biodiversità, questa è una roba che veramente... Ci passano i nostri ciclisti tra le montagne, cioè una specie di gincana, a raccontare la biodiversità. E i nostri prodotti dell'agroalimentare sono collegati al territorio, rappresentano quell'elemento che io credo sia il valore aggiunto per la nostra nazione. Cioè, che poi lui e la Santa anche hanno il lavoro più facile di tutto, cioè, basta lo slogan l'Italia andava avanti, tutta bella, andava avanti, magna bene, è finito il lavoro tuo, cioè nel senso, no, questo lo... invece è tutta sta difficoltà. C'è una forma di cattiveria proprio, perché gli danno questi supporti qua. Questo è il materiale audiovisivo in dotazione al ministro Lollobrigida per la promozione della... Ciao, tutti VHS, Giro d'Italia, Festival Bar 84, Super Quark stagione 1 e 2, c'è Santo Canale riscossa. Questi sono quelli che lui può usare per promuovere l'agroalimentare. Poi è chiaro che ogni tanto via e risbrocca. Il ministro Lollobrigida, non esiste una razza italiana, esiste una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raccomandamento complessivo culturale, che si tende a tutelare, perché se no non avrebbe senso. Lui insiste a questo punto. Allora, reazioni un'altra volta, questo va la sostituzione etnica, l'etnia, io ho trovato la miglior risposta. È questa qua. Per Lollobrigida si potrebbe rispolverare un vecchio titolo di cuore, ci arrendiamo, basta che stai zitto. Cioè, vabbè, sì. Hai ragione. Anche Salvini partecipa. Qua c'è lui che non è che è rimasto, come dire, non ha taciuto. Nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, un abbraccio di felicitazioni e simpatia al popolo britannico, giustamente orgoglioso della propria storia e delle proprie millenarie tradizioni, con un ricordo e un pensiero d'affetto per Elisabetta II. Millenarie. E la gente fa millenarie tradizioni, millenarie milioni, anzi miliardi di terone che hanno invitato solo Mattarella, e niente. E in effetti Mattarella era lì. C'era Mattarella. Invitato lì che parla con Re Carlo III. A un certo punto Sky di G24 è andata sta cosa qua, sta combo, con quella scritta lassù. Il ritorno del re. E tutti abbiamo guardato da quella parte, ovviamente. Scusate. Esatto. Oh, perché che è successo? Sabato c'è stata questa, io dico convention, non saprei come chiamarla altrimenti. Questo ritrovo, questo no? Sì, evento di Forza Italia. Evento, convention, va bene, convention, perfetto, ok, di Forza Italia, forza lì, c'erano sti manifesti oggettivamente bizzarri, uno in attesa, ecco, mettiamola così. Forza Licia, Marta sei una leader, questo oggettivamente ha stupito in più. Tajani, orgoglio italiano nel mondo, anche questo, forse questo ha stupito in più, adesso che ci penso. La gara degli striscioni alla convention di Forza Italia di ieri. E ecco, sono veri, ci stanno tutti qua. Tensioni, ci sono le correnti tra i militanti di Forza Italia alla convention milanese. Alcuni rimuovono gli striscioni a favore della Ronzulli. Brutto gesto, proprio gli ultras, proprio, capito? Prendono i vessilli altrui. Prego. Oh. Il giornale, che è sempre ligio, come dire, pubblica il discorso integrale del videomessaggio che il leader
Berlusconi ha inviato la convention e pubblica sta foto dell'87, 88, non saprei bene collocarla. La cosa più importante della convention è stato il messaggio video di Berlusconi. Certo, è chiaro. Diciamo che esce dalla convalescenza, diciamo così. Non solo il ritorno del Cavaliere dalla convention di Milano, una bella notizia per Forza Italia e tutto il centrodestra. C'erano tutti gli esponenti di Forza Italia. C'eravamo anche noi, nella persona di Daniele Alberti. Ecco qua, vediamo alcune immagini. Ragazzi, ma lo state togliendo o lo state mettendo? Ah, ok, perché ci hanno detto che hanno tolto lo striscione dalla Ronzulli. Hanno rotto i coglioni qua di là. Ma chi l'ha tolto? Quelli dei giovani? È stato tolto Forza Licia e loro che sono i ronzulliani, non saprei come chiamarli altrimenti, vanno con lo striscione i seniores difendono la terza età, cioè lo usano come paletta per l'attacchinaggio. A giudicare dall'età l'hanno fregato, a giudicare dall'età pure loro hanno fregato quello a qualcuno. Sì, loro sono andati a fregare quelli agli anziani. Tutto? Dice che stanno lì a cercare chi si è fregata la paletta mia. Ah, sono i giovani ronzulliani che stanno lottando con i fasciniani. Sistema di incentivi. Mi fasciniamo. Poi c'è lui che. Ti faccio un regalo. Vuoi un regalo? La prendi nel volo. No, no, a lei, dietro di te. Non capisco bene cosa abbia in mano. È dell'acqua, una lattina. Acqua. È acqua, è acqua. Beh, era più bello fosse stata una lattina di Coca-Cola. Ti faccio un regalo, faccio un regalo. A te ti faccio un regalo. A te. Prendila al volo. È orgoglio in tutto il mondo lui comunque. No, lo dico perché. Grazie. Oh, questi grazie microfoni non funzionano. Grazie di cuore per il vostro contributo. Fra pochi minuti vedrete, non funziona neanche vedrete, ascolterete il nostro leader. Un messaggio di grande amore per tutti quanti noi, per la sua grande famiglia di Forza Italia, che è attaccata a lui come a un fratello, a un padre. Per questo è un grande leader italiano, lo è stato negli ultimi 30 anni, lo è oggi e lo sarà in futuro. La parola a Silvio Berlusconi. Eccomi. Ecco l'apparizione. Sono tutto a voi. E a questo punto non sono io che fermo l'immagine, è l'immagine che si ferma così. Ok, adesso sono io che la fermo. Cioè si è fermato lui così, ok? Per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca. Qualche notte fa, qui a San Raffaele, mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui? Nessuno riuscirà a sconfiggersi. E mi direte che gli italiani si considereranno i loro santi laici, santi. Pensate alla fortuna di quel ragazzo fra Gasparri e Tajani. L'invidia, cioè proprio... della loro libertà e del loro benessere. Che io sarò con voi. Si commuove. Abbraccio. Oh, e c'è la foto finale. La foto finale ha un problema, che non hanno messo queste scalette così, tipo, no? Per cui il palco è un po' alto e tutti quanti, a seconda della propria agilità, trovano un modo per salirci sopra. Adesso ne vedete un po' alcuni. Ecco così. La Casellati ci cammina strisciando, cioè la mettono su e... ex ballerina del breakdance, la Casellati, me la ricordo, freestyle. Sale... e sale su, sette. Non è finita. Lei viene tirata su. Pichetto Fratin, lui è il grandissimo Pichetto Fratin, che io me lo ricordo solo per nome, è ministro dell'ambiente, no? Cioè, quello che è stato ministro della pubblica istruzione per qualche ora. Sì, poi quelli che gli hanno cambiato ha ringraziato. Questo è proprio quello che volevo fare da una vita. Poi ha cambiato per un'ora, questo era quello che volevo fare da una vita. E l'altro pure, erano due, lui e l'altro. Zangrillo. Chi? Zangrillo. Zangrillo. Vabbè, avere tante competenze aiuta. Ma non è finita, attenzione. Ecco, attenzione. Lui c'ha un po' più di difficoltà. Infine,
Lotito, ecco. Lotito che si addobba, praticamente si addobba, cioè un modo romano per dire, cioè si butta, si getta a corpo morto su sto palco. Grazie al suo salvatore. E qualcuno e lo salva, viene salvato. Grande ilarità. Come si vedeva? Dopo controllo. Ma lui ha un problema, cioè il problema non è tanto che stava cadendo, un altro problema che adesso va a spiegare tra poco. Mi sei aperta la bottega, che si era tirata giù la cenia lampo e vabbè e niente. Questo è quanto. Io so chi sarebbe voluto essere lì. Soprattutto se stesso, vero Filippo? Filippo! Certo, è uno spettacolo che fa pensare, perché Berlusconi è stato il più grande organizzatore, innovatore, demiurgo dei convention, che lui, diciamo, seguiva fin dall'inizio con sopralluoghi, e qui senza Berlusconi è un disastro, nel senso che i manifesti che si cancellano, non ci stanno i gradini, le immagini si fermano. È una situazione de rovina, insomma, ecco. Non so che Berlusconi. E poi quel video che si è visto, onestamente, è un video. Insomma, se noi pensiamo a quante. Anche a quante risate ci ha fatto fare in 30 anni Berlusconi. Era un uomo di siparietto, di barzelletta, di messaggi calibrati al millimetro, eccetera. E lì quel video là era un video, da un certo punto di vista, straziante, e quindi fa pena e trasmette. E poi appunto il mago della comunicazione, un prodigio, eccetera, che ci trasmette una lezione sulla precarietà, del suo stesso corpo, ma poi anche del potere, della fama, dei soldi. E questo non è più Berlusconi, è quello che resta di Berlusconi. Un uomo vecchia scuola, politica, che un po' manca oggi, no? Guarda che link, Altro eventone dalla settimana che voi siete perso tutti. Azione, oggi per la comunità di Azione è un giorno importante, abbiamo in cantiere un grande annuncio. Per ora vi lanciamo un guanto di sfida, qualcuno sa dire chi è l'uomo raffigurato nella grafica? Questo è un teaser. Come si dice? E ci sono state le risposte. Quando tu dici chi è l'uomo, la prima risposta è sempre sto cazzo. Scusa. Filippo Ceccarelli, Gualtieri preoccupato, Arrigo Sacchi hanno risposto qualunque cosa. Non ci provo manco a chiedere qua in mezzo chi è, guarda. Alla Dopodiché, fine qualcuno indovina. Loro svelano, come dire, ebbene sì, si trattava proprio di Carlo Rosselli. Prossimo indizio, le radici di ieri, le sfide del domani. Avete idea di cosa stiamo per annunciare? Sto cazzo! Sempre sto cazzo, cioè, è proprio sopraggiantato. Insomma, dove stiamo arrivando? Ecco qua, c'è la scuola di formazione politica Carlo Rosselli. Scuola di formazione politica, quanto mai necessaria. Ma noi abbiamo come riferimento, ormai dalla settimana scorsa, una sola scuola di formazione politica, ed è la sua, quella di Armando Siri, scuola di formazione politica della Lega, che lui poi fa sti corsi, ste cose. Sono varie pillole. E poi fa delle pillole che mette sul web, che sono meravigliose. Sì, questa è un'altra. E l'uomo vive perché ha uno scopo, si alimenta di uno scopo. Poi lo scopo può essere lo scopo creativo, lo scopo realizzativo, cioè può essere tanti livelli dello scopo, ma uno scopo ci vuole. Ma noi abbiamo giudicato anche coloro i quali avevano uno scopo semplice. Se tu incontri un ragazzo e dici qual è il tuo scopo, voglio fare il barista, voglio fare il barista. E come mai non vuoi fare, non so, l'avvocata a Wall Street? Io ci ho messo un po'.
perché quando leggo avvocato a Wall Street dico, ah, ma che cazzo ci fanno gli avvocati a Wall Street? Quando mai c'è la carriera di avvocato a Wall Street a fare l'ingegnere in Cassazione? Io ne so. E poi non c'entra una serie. Vuoi fare il barista? Fa il barista, invece. Invece fa avvocato a Wall Street. Ho usato tutto questo perché mi piaceva far vedere Siri. Lui dà pari possibilità nella scelta, eh? Cioè per lui uno che dice voglio fare il barista e uno che vuole fare l'avvocato a Wall Street, entriamo nel suo ordine di idee, sono due persone che partono dallo stesso punto di partenza, secondo me, nel suo ragionamento. Secondo me no, però vabbè, andiamo avanti. Da lì si è allargata la protesta in altre città, Milano, poi via Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze, Roma. E la cosa va avanti, la protesta, ma poi c'è una roba che veramente... La roba che cambia, da così a così, esatto. Fino a lì non si era accorto nessuno, poi... È lì che arriva proprio il... La nostra rete ha portato il suo contributo. Mirta Merlino che fa la protesta in studio con la tenda. E in quel momento lì... Se ci ha rubato l'idea, l'avremmo fatto noi, l'avremmo fatto noi. L'avremmo fatto noi in due, sicuramente. Io quanto ero era già stato fatto. Salutiamo Mirta, veramente è stata una cosa... Salutiamo Mirta. Diventata virale, un po' capito. Virale, hai visto che ha fatto Mirta, messa dentro la tenda. Comunque, alla fine ha funzionato. A quel punto Fratelli d'Italia dice, oh, c'è Mirta dentro la tenda, dobbiamo fare qualcosa. Caro Affitti, il governo sblocca 660 milioni di euro per gli alloggi universitari. C'è chi parla e chi agisce. quella riga, quel secondo paragrafetto là, a me è piaciuto. Lasciamo agli altri le polemiche. Noi continuiamo a lavorare sodo per offrire soluzioni e risposte ai problemi. Lasciamo agli altri le polemiche. Tutte chi ha le fatto polemiche, polemiche in questo caso sono deflagrate nel momento in cui ha parlato ministro loro. Lui, che ha detto questa cosa qua. Val di Tara. Che tipo di interventi sono allo studio, soprattutto un ragazzo che adesso magari è a Catania, che sta facendo l'ultimo anno di liceo e che ha sempre sperato e sognato di poter andare a studiare magari a Milano, alla Bocconi, piuttosto che al Politecnico di Torino, deve abbandonare questa speranza? No, non deve abbandonare questa speranza, però io rilevo che il problema è grave, il problema è serio, ma guarda caso tocca tutte città governate dal centro-sinistra. Capito? E a noi che ce frega, mica? Bellissima. Allora, qua abbiamo l'annosa questione Open to Meraviglia della Sant'Anchè che vanta 265 milioni di visualizzazioni sui social. Però in tanti si sono accorti di questo aspetto qua. Lei si vanta, dice peccato che sono numeri falsati, semmai italiani pieni di critiche del tutto gonfiati da follower e commenti fake, sia sotto il suo profilo che nel profilo Instagram della Venere. Ricordate che questo influencer è come ha dei suoi profili, ci sono secchi di commenti finti che vi riporto. Inoltre al profilo ufficiale sono stati comprati 100.000 utenti fake in due giorni e vabbè, insomma c'è polemica su questa cosa, è stato provato che non tutto è vero. Alcuni di questi commenti sono molto simili. Allora, per esempio questo, Alvin Fuller, appunto commento degli stranieri, perché tutto ciò è rivolto poi agli stranieri che devono venire in Italia soprattutto. Che cosa dice Alvin? Dice, questa campagna pubblicitaria mi ha fatto innamorare della Costa dei Trabocchi. Venere, sei la migliore, non vedo l'ora di visitarla e vivere un'esperienza indimenticabile. Alvin Fuller è lui. E fin qua, nulla di male. Ma vediamo il commento successivo, è di Armel Picard, che dice la campagna pubblicitaria ha fatto un lavoro fantastico nel mostrare l'importanza delle persone locali per il territorio. Ho apprezzato molto l'uso di testimonianze reali nella pubblicità. Armel Picard è lui. E andiamo avanti, arriva Lawrence Gibbs. La campagna pubblicitaria ha saputo mostrare il lato più romantico e suggestivo del territorio con immagini, tramonti mozzafiato e cene romantiche. Non vedo l'ora di portare la mia dolce metà in questo luogo. Vogliamo vedere Lawrence da vicino? Eccolo qua, Lawrence Gibbs. Ora non lo so sta campagna a chi si è rivolta, cioè il target. È proprio molto, è un segmento molto chiaro questo di mercato. E non lo so, insomma è andata così, questi omaccioni a petto nudo che magnificano con nomi stranieri, che magnificano l'Italia, imperfetto italiano più o meno. E vabbè. Paolo Marcheschi. Paolo Marcheschi che fa? Il deputato, il senatore? Che cos'è? Senatore. Ma quando non sappiamo chi è, uno dei Fratelli d'Italia, vero? Ok, perfetto, è di Fratelli d'Italia pure questo.
Ha questa grande iniziativa lui. Sto studiando come limitare l'uso improprio delle nostre opere d'arte. Non sono contro il commercio e neanche un bacchettone, ma che si possa fare di tutto senza autorizzazione dello Stato, il proprietario e per di più gratis mi sembra sbagliato. Che ne pensate? Lui è contrario alle calamite col pisello del David, questa roba dei piselli in vendita di Firenze. Col tricolore poi. Eh? Col tricolore. I piselli col tricolore, che è proprio una roba che uno invece è un anno orgoglioso, cioè no, qua la natalità e la nazione, il tricolore invece no, lui non li vuole vendere, cioè questo. Questo sì che dovrebbe stare su Open to Meraviglia, no, sto pensando a quelli di prima, cioè no, a petto nudo, invece scusa, Davide sto a cortocircuito mio. Poi qua c'è Totti, tu dici vabbè Totti che è un deputato, no, no, stava a vedere la partita ieri, si è fatto la foto, ma qua chi li prende i punti? Lui! Gualtieri, che sta lì a fare fotobombe, che si è messo dietro a Totti, ha visto Totti faceva il selfie, dice lo prendo, eccolo qua. Milan-Inter, Licia Ronzulli, Ignazio La Russa, amici avversari, ma solo per due sere. E come dimenticare la loro amicizia? Qualcuno ha ritirato fuori questo video che io avevo rimosso, francamente, in un'altra convention di queste loro. Presentazione del candidato sindaco a Milano. Candidato sindaco a Milano. 2021. Grazie Francesca. Erano in pieno clima derby già da allora. Andiamo avanti. Oh, e poi c'è lui, questa foto è stupenda, questa foto è fantastica. Gennaro San Giuliano, ho effettuato un sopralluogo in Piazza Navona per verificare le condizioni della fontana di Quattro Fiumi, oggi presa di mira da un'azione degli ecovandali. E fammela mentre guardo la fontana. Fammi la foto mentre guardo la fontana. Adesso. È incredibile. Gennaro, Camillo, ecco lei. Tutta questa, mentre il meteorite ci colpiva in vari punti, ok? E riforme istituzionali, e Morandi che cantava al Senato, comunque c'erano. C'è il club Napoli Parlamento che ha festeggiato e ha detto: oh, noi festeggiamo, ok, festeggiate. E la capolista se ne va. Allora, la particolarità di questi club di squadre di calcio è che appunto a fare da comune denominatore è la squadra di calcio, ma dentro c'è tutto: i leghisti, quelli del PD, quelli della sinistra, tutto, qualunque cosa. Qua per un attimo tutti hanno sperato, adesso se li portano via, invece no. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Ora io sono stato, la settimana scorsa vi ho raccontato lo scudetto del Napoli, una grandissima festa, un grandissimo entusiasmo, poche cose ho visto più tristi di questa roba qua, cioè come smorzare una festa incredibile. Sarò con te e sei con tuo e so fare sogno nel cuore, Napoli torna campione. Io, e anche lui. Come sono cambiati i tempi? È vero, ma noi siamo per una Lega aperta al sud, no? Quindi stiamo facendo il ponte sullo stretto, quindi forza Napoli! Ponte sullo stretto, intanto. Lei era la leghista, si capisce. No, si arguisce, dice noi siamo per la Lega al Sud, stiamo facendo il ponte sullo stretto e quell'altro dice proprio il ponte sullo stretto con Napoli proprio già zecca, proprio preciso preciso. C'è proprio la geografia un problema, Voi proprio c'hai dei problemi. Allora Fandozzi, vengi dottore, vengi. Quindi finalmente c'è una cosa su cui vi ritrovate con la maggioranza, no? Ma su Napoli ci ritroviamo con tutti, ma non è che ci ritroviamo solo in Parlamento, ci ritroviamo con 60 milioni di tifosi. Bravo! Uno della Lega che dice bravo a uno del PD, pensi?
Ma vede, i miracoli Napoli fa anche i miracoli accadono dopo il terzo scudetto, accade anche questo. Presidente, non stai presente. Presidente, lei è invitato. Lei è invitato. Ma dopo lo scudetto ci può essere un'unione nelle riforme costituzionali? No. Nel nome del Napoli, non lo so. È più facile lo scudetto. Lo scudetto anche la Eccolo qua, un'altra cosa qui. Che ha consegna, la del serie, Napoli. Solo... Eccomi. Ragazzi, mai del striscione a terra. Ma che coraggio, buttate il striscione a terra. Ecco la maggioranza, ecco la maggioranza. Stanno quelli, ecco la maggioranza, guarda la maggioranza che brindano e buttano lo striscione per terra, che è una roba che non si fa nel nostro mondo ultra, non lo so, cioè lui, c'è proprio mondi diversi comunque, anche qua, in questo manipolo, c'è chi già sta con le bottiglie in mano e chi pensa a chi porta lo striscione, capito? Proprio ruoli diversi. Ora io non lo so perché Quagliarello apra le bottiglie in questa maniera. Cioè invece che così, lui le prende così le bottiglie. È una cosa, è bizzarra come cosa. Cioè, io non ho mai visto una aprire le bottiglie così. E si è offerto uno scudetto. Le bottiglie non colorate. Ok. A posto, grazie. Sergio, davvero un po'. Non vorrei dire. Jimmy! Tribuliamo Jimmy! Sergio, che chi ti dà? Ai campioni d'Italia! A noi! Ai campioni d'Italia! Noi a tutti! Ciao! Caro Affitti, la gaffa di Salvini, creerò nel mio ministero un dipartimento ad hoc, ma esiste già. Vabbè, non è che posso sapere sempre tutto, però effettivamente. Ok!